Presidente, signori del Tribunale, voi avete potuto notare nel corso dell'istruttoria dibattimentale che la difesa del Marrazzo ha condotto la sua strategia in punta di piedi, con i guanti potrei definirlo, perché noi non avevamo interesse ad aggiungersi a tutti coloro che ovviamente hanno ritenuto giusto e opportuno demolire la credibilità del grande accusatore di questo processo. Noi non ne avevamo bisogno.